siamo siamo in diretta wow <ride> buongiorno siamo in diretta oggi scusate non ero non ero pronto alla diretta pensavo ci fossero problemi anche oggi è una settimana che, che non riesco ad andare in diretta quindi sono emozionato sono emozionato sono di nuovo in diretta ciao a tutti Ciao buongiorno. Eh, mi ha preso in contrapiede. Sono in pigiama. Adesso mi tolgo almeno la felpa. Pensavo di non riuscire ad andare in diretta neanche oggi. Invece poi ho sentito la musichetta di Avvio Diretta. Eh, mi sono emozionato, mi sono ripreso subito. Come va? Come va? <ride> a me è mancato un po' venire live. Vi siete mancati, pochi ma buoni. Eh, cazzo, ci ho avuto qualche problema, ho cercato anche di comunicarvelo in questo periodo, però adesso sembra che stia funzionando e quindi acconteniamoci, recuperiamo un po' di tempo perso in questi giorni. Ah, dove ci eravamo lasciati, ragazzi? Sono rimasto indietro anch'io. Siamo rimasti al... La settimana scorsa la settimana scorsa sono usciti proprio a trattare il tema della settimana che era la scuola. Intanto vi comunico che tra un po' arriverà anche un ospite mi ha arrivato adesso il messaggio. Non gli avevo detto. <ride> Glielo ho detto dieci minuti fa che forse avrebbe funzionato la diretta. Intanto gli mando il link così quando può ci raggiunge. E adesso iniziamo a farci una bella chiacchierata a rientrare un po' nel mood di questa community allora ragazzi come vi dicevo lunedì sera avremmo dovuto fare una diretta per parlare a scuola ieri sera poi c'è stato qualche problema e non sono andato in onda però intanto volevo come dire anticipare quello che sarà l'argomento della scuola, almeno un versante di quello che tratteremo con i ragazzi che sono molto gentili e mi hanno ridato disponibilità per venire live lunedì prossimo, quindi lunedì sera su YouTube parleremo di scuola. E intanto, non so se lo conosciate, volevo presentarvi quello che attualmente è il ministro dell'istruzione. Anzi, ministro dell'istruzione e del merito, come è stata denominata in questa legislatura, si chiama Giuseppe Valditara, è un docente universitario. Sì, è un docente universitario del dipartimento di Giurisprudenza. È in politica da un po', diciamo che è cambiato anche qualche casacca, è stato un finiano di quelli super convinti, poi è passato al PDL, poi adesso è nella Lega da un po'. Comunque era già in commissione per la riforma Gelmini nel 2010, quindi è già stato protagonista di una riforma non molto apprezzata dagli studenti. E diciamo che i ragazzi che avevano lei di scuola mi dicevano che non è che sia proprio un punto di riferimento, questo ministro non è molto apprezzato. Vi volevo far sentire una, una breve intervista che ha rilasciato, giusto per renderci conto, noi un po', magari chi non lo conosce, lo sentiamo parlare, sentiamo un po' quello che dice tolgo la musichetta e vi faccio vedere questo brevissimo video dove possiamo sentire il ministro Valditara parlare. Così iniziamo a farci anche un'idea noi di che tipino è. Vediamo un po' se riesco a fare un'impaginazione che ve lo faccio vedere bene. Eccoci qua, questo va abbastanza bene. Io mi metto piccolino qui e andiamo a sentire le parole del ministro. Poi questo video lo ricommenteremo con i ragazzi in live lunedì: con i ragazzi che saranno ospiti. Andiamo a sentire un po' cosa dice il ministro. E poi c'è il tema della responsabilità. Io mi sono chiesto: è stato sospeso per un anno quel ragazzo? Giustissimo. Ma se ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare altri fuori dalla scuola altri atti di teppismo o magari addirittura si dia allo spaccio o magari si dia alla microcriminalità. Quel ragazzo deve essere seguito, quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere. Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili perché soltanto lavorando per la collettività per la comunità scolastica umiliandosi anche evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità di fronte niente ci fermiamo qui poi continueremo a vederlo con i ragazzi lunedì però insomma mi sembra che già si presenti abbastanza chiaramente no? l'umiliazione come fattore di crescita pensavo di, di non dover sentire queste cose in questo secolo cioè. dice pollo che altro io lo farei salire su un treno diretto al nord <ride> e viva l'umiliazione cioè, ma siamo, abbiamo di nuovo a che fare con dei personaggi veramente incredibili incredibili poi perché lui è il ministro del merito ed è stato eletto alle ultime politiche con ben no non è vero non è stato eletto non è stato eletto era candidato ma ha preso credo non abbia votato neanche la sua famiglia e adesso è il titolare del ministro del, del merito e ci dice questa casettina qua no? umiliazioni per crescere ci deve insegnare la scuola dei doveri eh, perché amiche, adesso solo diritti. Ragazzi, anche io, quando ero studente, me, mi sentivo veramente un privilegiato eh, pieno di diritti. Guarda, gli studenti proprio se la passano benissimo, sono tutti felici. Ne parleremo, ne parleremo con i ragazzi perché è una roba incredibile. Incredibile, comunque, lasciando perdere. Ci sono altre cose che sono successe, come sapete per esempio c'è stata di nuovo una brutta tragedia legata ai migranti, questa tra l'altro dovrebbe essere una novità di queste chiacchierate, magari ogni tanto com commentiamo qualche notizia in maniera nostra sempre, magari cercando di farci una risata, anche se come in questo caso le notizie non sono proprio divertenti, però... Devo oh, farvi notare una cosa che a me salta sempre all'occhio, no? Non dico che mi diverta, però è una cosa che noto spesso, no? C'è stata la tragedia, come sappiamo, nel mare, sono morti a decine, una tragedia assurda e ovviamente i politici non perdono tempo per strumentalizzare e far passare i loro messaggi di merda, no? Eh, vi faccio vedere giusto l'esempio della nostra premier, della nostra primo ministro Giorgia Meloni che subito fa sue le parole del papa <ride> Poi, mi farei anche questa i Cattolici che il papa viene tirato in ballo boh, più o meno quando, quando gli va quando gli fa comodo no c'è cioè il Papa che dice il Mediterraneo non sia più insanguinato fermare i trafficanti allora la Meloni subito ci dice oh io sono col Papa eh. io sono col Papa sono assolutamente d'accordo con lui bisogna fermare, bisogna fermare questa cosa perché ci tiene, lo sappiamo il partito della Meloni da sempre è molto attento alle questioni della, degli immigrati ci tengono a scongiurare le sciagure, quindi <ride> è d'accordo col Papa. Bisogna fermare i trafficanti di esseri umani e, e mettere fine a questa cosa. Quindi, le parole del Papa vengono usate ovviamente come argomento di autorità perché il, il bacino elettorale, insomma, che segue la Meloni. Molto facilmente è un bacino elettorale cattolico e quindi cioè, se lo dice il Papa bisogna farlo, no? Anzi, lo dice anche a noi non credenti. O oh, ce l'ha detto il Papa, dobbiamo fare come dice lui. Salvo poi, quando succedono invece robe come queste, che il Papa dichiara. <ride> Eccoci qua, il Papa, rinnovare l'impegno nell'accoglienza. Nell'accoglienza non è la prima volta che il Papa parla di accoglienza e secondo voi la Meloni ha condiviso anche questo quest appello del papa, assolutamente no, perché non frega un cazzo dell'accoglienza né a lei né alle persone che la votano. E quindi se ne sbatte il cazzo volutamente di, di quello che dice il Papa, come fanno tranquillamente i cattolici quando parla di fratellanza, accoglienza. Cioè, so, se dice qualcosa che gli torna utile, dobbiamo ascoltarlo tutti, anche noi non credenti. Cioè, l'ha detto il Papa, bisogna farlo. Quando il Papa dice qualcosa che non sta tanto bene alla destra, diciamo le cose come stanno, allora si può ignorare. È comunque un uomo, cioè, non è che decide lui. Piace molto questa doppia amore dei cattolici. Per diverse cose ce l'hanno, ma in questo. Se continui a parlare della Meloni, mi disconnetto. Vabbè, era uno sfogo. Dai. Non è... poi, poi la meloni è un pretesto, no? È per far vedere in generale come. Chiunque, poi, alla fine usa degli elementi di autorità per sostenere la propria tesi, e poi quando la stessa autorità invece dice cose che non ci piacciono, cioè freghiamo il cazzo. Insomma, cioè freghiamo il cazzo. <ride> allora, ragazzi. Questo è quello della scuola come abbiamo visto all'inizio. Sarà un argomento di cui siamo lunedì, invece, questa settimana, oltre che parlare, della scuola, ci abbiamo sia cavallato l'altro argomento. E quindi ne abbiamo due. L'altro è il sesso occasionale. Il sesso occasionale. Che tra l'altro, da questa settimana iniziamo anche in, in, a fare anche il talk show live al Brew Bay di Cagliari, mercoledì dalle 19.30. Ci sarà il primo episodio, il primo appuntamento live di Io, Molto Peccato! Parleremo appunto di copie aperte. Sarà una serata, credo, molto divertente, una festa della donna un po' diversa, senza spogliare i listi e bambole gonfiabili, ma semplicemente parleremo, seppur di sesso, ma in maniera libera e tranquilla come facciamo di solito qui. E Quindi ne parleremo anche online. Perché da oggi, per esempio, farò delle stories per chiedervi un po' anche le vostre esperienze sul sesso occasionale. Cosa ne pensate? Se vi piace. Voi che siete in chat intanto, cosa, cosa avete da dire sul sesso occasionale? Vi è capato è una cosa che vi piace, siete troppo vecchi per farlo. E poi siamo. Su una piattaforma di giovanissimi, ma noi siamo abbastanza vecchi, quindi <ride> c'è questa dissonanza ogni volta che parliamo di qualche argomento, sono troppo vecchio per farlo. <ride> ditemi, ditemi, scrivete cosa pensate del stesso occasionale. Eh, io non ho mai fatto errori. Mi dispiace perché sono fuori fuoco. Oh, ok, mi dispiace, Debo, tu non l'abbia mai fatto perché è una cosa. Può essere, Può essere bello, Beh, ci tengo a specificare che comunque, ma vabbè, che succede? Cosa c'entra? <ride> lo dice diciamo, molto bello. Forse sono vecchia, però immagino trombare in macchina con il mal di schiena, no? Ah, ecco, perché poi Debo specificavo. ok, ok, adesso ci sono collegati i messaggi. Vabbè, per il mal di schiena, cioè, che c'entra? Se uno momentaneamente ha dei problemi fisici, magari la fantasia un po' passa. Però, al di là della macchina, cioè, non capisco questa associazione spontanea sesso occasionale car sex è così automatico no? non ho capito Può fare anche sesso occasionale in altri mille posti credo siamo sempre in attesa del nostro ospite però visto che sta tardando se voi avete voglia per tornare un po' alle origini aspetta che rispondo intanto qua Sesso occasionale è abbastanza caro sex? No. no. Cioè, non per forza. Perché deve essere caro sex? Cioè, può, ti puoi mettere anche d'accordo e ti vedi, che ne so, in un bed and breakfast. Può essere sesso occasionale. Sì. Oppure conosci un tipo in un bar. Vai a casa sua o a casa tua. È sesso occasionale. Cioè, non, non, non capisco perché per forza... Car sex. Poi niente contro il car sex, figuriamoci, però... Come, <ride> arrivano anche gli avvisi. Mettete il like, cioè, voi ce l'avete già... Stavo dicendo, sì, d'accordo. Ci commentiamo un paio di... di tatuaggi brutti. Ho preso un video di tatuaggi brutti, stavolta non ho preso delle foto magari ce li guardiamo insieme, li commentiamo e ci facciamo due risate anche perché la live di oggi è un po' particolare perché con i problemi che ho avuto sto settando se funziona tutto la visibilità credo non funzioni ancora perché non c'è praticamente nessuno connesso e non è che facessimo chissà quali numeri però eravamo sempre più di 10 e invece oggi non si sta connettendo nessuno quindi sicuramente non sta ancora mandando le notifiche quando entro in live e eh, probabilmente non siamo neanche visibili sulla pagina quindi devono proprio cercare e eh, vabbè pazza da facciamo ripartire un po tutti gli strumenti sperando che migliori o ci commentiamo due Grazie per il follow, intanto a chiappa chiusa, ah, non funziona neanche più l'alert, esce il cuore anziché il mio simbolo. Molto bene, grazie per il follow, grazie per il follow, chiappa chiusa, grazie mille. Benvenuto, guarda qua parliamo un po' di qualunque argomento, solitamente avevo un argomento alla settimana, poi ultimamente ci sono stati un po' di problemi, a quanto pare per il contenuto di alcune live troppo esplicite, quindi siamo stati un po' shadow bannati, diciamo così. E quindi stiamo riprendendo piano piano, adesso riavviamo tutto e stavamo giusto appuntando a commentare un video di tatuaggi brutti per farci due risate, così, eh, per riavviare un po' tutto il sistema. Tanto ditemi se vedete, se, se vedete bene le cose. Cerco di mostrarvi eccoci qua. <ride> Andiamo a vedere i tatuaggi allora. Questo è il primo, già, devo dire che non è male, però ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo è un tatuaggio di merda, però ha fatto benissimo. c'è l'ombra, ci ha fatto la penna. Figo! No? È un tatuaggio un po' da intellettuale. No, diciamo. anche la musicetta. Questa è un po' a mezzo no? niente di che però. Salsa barbecue. <ride> eh, questo è bellissimo Joe. secondo me. Dite <ride> cosa ne pensate per fare questo tatuaggio in faccia. Non è male, è molto realistico, bello esatto, il ragno però anche questo non è fatto male cioè come tatuaggio in sé non è fatto male cioè anche le ombre fatte bene però mica io non me lo farei personalmente non mi farei un tatuaggio in <ride> <Non ne> faccia <ride> però molto bello andiamo avanti ah questo l'avevamo già visto It's is My Life. <ride> Questi sono i miei preferiti. <ride> I ritratti dei bambini che escono male sono i miei preferiti. <ride> e poi fanno sempre questa cosa qua che si vede sulla destra: no? il fotomontaggio del bambino vero con la faccia del tatuaggio. Ce cioè, ne n'erano anche con gli animali così. Fanno spaccare. È molto carino. Pensavo se ti nasce un figlio davvero con questa faccia. <ride> è impossibile volergli bene praticamente. È inquietante, sì, è molto inquietante. Perché proprio il bambino? È così? Dai, è bellissimo. Questo a me piace molto. Penso davvero ti nasce un bambino così. Con questa faccia, con quella del tatuaggio, né? come quello che si vede sulla destra, così realistico, però con quella faccia, o almeno sei sicuro. Sai quelle cose quando nasce un bambino e tutti ti dicono: eh, Che bellino, che bellino, minchia, se te lo dicono con un figlio così sei sicuro al 100% che stiano prendendo per il culo. È <ride> Veramente inquietante, orribile. <ride> Andiamo avanti. Fare stiamo aspettando sempre Ale ma andiamo un po' avanti <ride> sono queste cose che a me fanno molto ridere perché sono un coglione limitato io di testa ma questa roba qua <ride> quando rifanno la foto è molto bello mamma <ride> Non è un errore l'M, penso sia, siano americani, eh. almeno quello è giusto. <ride> Però era molto bello il tatuaggio. Andiamo avanti. <ride> Beh, questo è proprio sbagliato, poveraccio. Ah, questo è bellissimo lo stesso intanto è rifatto Ale lo faccio entrare subito ciao Ale ciao aspetta ecco qua avevo anche Twitch aperto scusate scusa il ritardo ero nel mio mondo guarda stavo temporeggiando facciamo vedere stavo guardando un video di tatuaggi del cazzo e torna un po' anche all'origine del canale Fai Se vedere, continu continuiamo. Eravamo arrivato qua. <ride> Perché Voldemort Alla, alla, alla fine c'era il naso, <ride> infatti, Quindi. cosa te ne pare? Beh, è venuto abbastanza bene, no. Sembra un po' la maschera di San Sperate è presente 15.000 facciamo per sperate e 15.000 abitanti, ricordiamolo. Me l'ha detto una ragazza da poco. In live perché Questa... ricordiamolo? Che cazzo se ne è fatte di San Sperate? <ride> no, ma soprattutto, quando cazzo, mai ha avuto 15.000 abitanti San sperati. No, quanti ne hanno? No, 8.000 è qualcosa eh, si facevano molto più grandi di USA ma... cioè, questo è molto tribale d'accordo di... con te sembra veramente una maschera andiamo avanti eh, magari ci vorresti... però che carico. dovresti farla vedere però eh? veramente... dovresti farla vedere la maschera di Sansperate perché eh... non... non si capisce Aspetta, la, la cerco subito. Maschera. San... La maschera ghignante di San <ride> Questo mi piace. Vediamo se riesco a condividere intanto la maschera. Vediamo un po'. Perché condividerne due non me lo fa fare. Però così dovremmo riuscire. Eccoci qua. Visualizza la scheda. Eccoci <ride> qua. Questa è una scheda <ride> sperata. Riporto anche il video al bambino di prima, così come cambio si vede subito. Dai, gli somiglia veramente. <ride> gli somiglia davvero. People don't even realize. Eccoci qua. <ride> si somiglia, sì, beh, i tratti, le sopracciglia, insomma, siamo lì. Si sono ispirati a lui. Allora, questo dicevi che ti piace? Sì, io, io ho una passione per i tatuaggi brutti. Io non ho neanche un tatuaggio, però se lo dovessi fare sarebbe uno di quelli brutti brutti. Non hai tatuaggi tu, minchia. Siamo tutti e due non tatuati. pensa no, che trasgressivi. Non mi piace, boh. Non mi piace l'idea di qualcuno che mi deve toccare per più di del necessario. Può <ride> sempre legata alla mm. misantropia, non ad altro. Eh sì! Non eh si, sì. Non si cioè, sfugge. Più che misantropia è proprio orrore del contatto. Uh. Oh my god. Minchia, le tette piene di punti neri. No, Avrebbero dovuto essere stelle. Stelle. Bene. Sì. Stessa cosa che si può dire quando, quando trovi qualche escrescenza strana sul, sul cazzo. esatto Qua è un commento <ride> Beh, insomma. Mi sta facendo ansia. Ah, beh, giusto. Uh, Come si chiama No, quello? vabbè, Trico allora... Tricofobia. Cioè, se fossero nei, cosa ci puoi fare? Cioè, un, è così. Ma questa cazzo l'ha fatto, l ha, l ha, l ha fatto queste ste stelline. Poi dove che sarebbero stelline? Boh, non lo so, sono fatte abbastanza male. Ah, uh, forse ha fatto delle costellazioni. Sì, tricofobia, dai, andiamo avanti che qua... La costellazione della... <ride> <ride> Dai, questo non è male. Eh sì, a parte il fatto che il bambino sembra che abbia un orecchio gigante, uno solo, però, ma sta male poi. Oh, cazzo, è veramente inquietante come però un bel 3D, eh, eh sì. Sembra un po' Quato che esce dalla faccia, presente Quato? No. Le... Il veggente di... di atto di forza, Il <ride> tizio che usciva dalla pancia. Adesso sì, ho capito. <ride> Aiuto, minchia, inquietantissimo, ti dormi a fianco di notte e non dormi mai. Beh, Magari Vabbè, dal, questa... lato, dal lato destro. Questo l'avevamo già visto, è un classico. Ah, sì. Questo, boh. Eccoci qua. Jesus. <ride> ah, boh, ha sbagliato di poco. Forse doveva scrivere Giusus. G il dio degli ebrei. Guarda questo. Questo ha riprodotto praticamente la, la, la macchina da scrivere di, di Jack Torrance in Shining sulla sua schiena. Esattamente. esattamente però ne ho visto uno bellissimo con una, una tipa si è fatta Comic Sans <ride> in Comic Sans aspetta che lo cerco beh figo dai. almeno originale io intanto vado avanti faccio scorrere questo, la... questo io credo che a te piaccia molto se ho capito il tuo genere <ride> <ride> è bello questo è molto bello, bello si è fatto anche l'attaccatura dei capelli proprio. poi è fatto benissimo molto bello ma siamo sicuri che sia un tatuaggio non sia semplicemente incesto questo capello ah, non lo so Ale dici che potrebbe essere <ride> potrebbe essere potrebbe essere incesto questo è Togo <ride> Sì, magari un ha solo le orecchie al contrario oltre a una faccia curiosa, però bello, dai, questo è molto bello fatto bene. Ci piace. Sì, la differenza tra un tatuaggio costoso e uno del discount, diciamo. Vabbè, questo è come, come tutti, tutti i Joker che ci siamo assorbiti ad Halloween eh, carnevale. In questi anni esatto, orribili orribili quei facile da mentrici. fare. Basta fare così, andiamo avanti. Va. <ride> Questo che è il capitano di Spongebob <ride> è orribile. Poi, sai in un occhio: c'ha <ride> la band, l'altro c'ha il simbolo della Chrysler. <ride> però la eh, benda c'è l'occhio aperto però pirata cioè, se, se, avessero, se gli avessero tolto l'occhio e avesse l'orbita vuota e avesse questo tatuaggio allora direi ok originale senso dell'umorismo questo non ha senso è orribile la eh, benda aperta sull'occhio però Proprio non rispetta i, i, i... Le caratteristiche minime de della band. Sì, proprio uh, boh, la base del piatto. Vabbè, non sarà sveglissimo. Sì, questo <ride> siamo abbastanza d'accordo. Per chi non fosse anglofono, c'è scritto che chiaramente ha, ha preso delle decisioni sbagliate. Probabilmente questo è legato al fatto che chi vede questo tatuaggio sta dietro. <ride> ok avevo visto anche uno molto bello che, che sempre sulla schiena c'era scritto comunque il mio nome è Betty <ride> Ma cioè questo aereo ci dice che forse la decisione è sbagliata l'essere milanita in effetti <ride> <ride> insiste sul rosso aereo potrebbe essere anche quello anche questo è un classico Allora, le... buongiorno. Le All le, le Star costano già troppo? Secondo me. <ride> per quello che offrono. Io pensavo fosse tipo un'allegoria per stare a dire che mh, ti fanno puzzare i piedi. Frattro, questa cosa mi ricorda che mio fratello ha, ha un incubo ricorrente che, che ogni tanto mi dice ed è quello di indossare le scarpe di qualcun altro calde ancora dei loro piedi ah orribile <ride> ah. orribile detto che aveva sognato che non solo c'era il calore del piede di quest'altro, ma in fondo c'erano anche le calze in, fondo, in fondo. <ride> quindi <ride> sono lì intanto la chat da buone donne è messi a commentare subito la caviglia piede d'atleta Piede d'Atleta è uno di quei nomi di, di malattie molto fuorvianti Perché si fa pensare a qualcosa tipo le statue di Fidia nell'antica Grecia no? invece no, no. Decisamente, decisamente no. tutt'altro Andiamo avanti Ale, ti volevo, ti, poi ti voglio far commentare anche un breve video del ministro dell'istruzione perché ne avremmo dovuto parlare ieri in live, poi la live è saltata, ne parleremo la settimana prossima e c'è cioè, un estratto video breve però secondo me significativo sulla persona, poi lo commentiamo insieme. Prima ti faccio scaricare, <ride> facciamoti <tipo> vedere cazzate, <ride> se no parti già troppo incazzate contro il ministro. <ride> Questo okay. è bello e anche abbastanza da, da credente. a non I'm, si vede. I'm belief in God. Si vede meglio così. Okay. I'm belief in God. Beata a te. <ride> oh, boh, questa... Cosa sono? Tonni. <ride> <ride> si è tolta le sopracciglia, si è tatuata a tabba dei gatti. Ah, sì. <ride> sembrava un tonno non lo so che cazzo sia però mica fa cagare oh, ne ho visto tatuaggi di sopracciglia brutte eh? però c'è questa moda che si tolgono le sopracciglia vere e poi se le fanno tatuare oltretutto spesso lo fanno in centri estetici di quarto ordine e dopo una settimana c'hanno le sopracciglia verdi con i tatuaggi <ride> dei carcerati anni Ottanta. Una mia amica l'altro giorno si era appena fatta le... il tatuaggio, però non ha fatto dei gatti. Oh, è fatto... Oh, mi sembrava Beh, è una buona idea. <ride> oh, non si, no si nota che un tatuaggio. No, no, non si nota. Non si nota trenta no, trenta. non si notava. Io, vabbè, con le mie sopracciglia. Parleri del male del nostro secolo, cioè le sopracciglia, ma dico l'antichietta rasata. Cos'è l'antichietta? antichietta? Cos'è? Io e Ale, anche fisicamente, non siamo due tipi che si depilano che curano il proprio corpo. Anche si depilano le sopracciglia, sicuramente mi sembra di capire che anche tu no, non ci stai mm. appresso con le pinsette, mm. Rimangono come sono, ma stico, sti cazzi. Però questa comunque io la tengo presente. In caso volessi cambiare sopracciglia, non è male. Poi anche ma io tu, penso che... i beh, sì Io penso che se dovessi, cioè, che per me mettermi a curare le sopracciglia sarebbe come mettere una ciliegina sopra uno stronzo, so. sì, sì. una a curare le sopracciglia. Inutile banale. Già questo problema, eh, vabbè, scusate. Un'etichetta <ride> alla calabra strisciolina sottilina che taglia la so oh, Madonna, sì, Ah, Madonna, quella che simula tipo una, una, okay. una la cicatrice, cicatrice per vedere la cicatrice. Vedere che sei duro. Ma si fa ancora? A quarto si sì. A quarto <ride> posso confermare che lo fanno. <ride> Pensavo non si usasse più io sta roba, per quello non ci stavo neanche pensando. Eia, dice, infatti, si usa ancora. No, no, boh, <ride> mi sono perso. Eh, ma si usa anche ancora il cerotto, tipo Nelli, che cazzo era quello che si metteva il ma cerotto? Ma il tatuaggio di un cerotto? No, è proprio il cerotto. Allora, messo così? c'era qualche... senza nessun un taglio sotto? Sì, sì, c'era qualche rapper sfigato che aveva lanciato questa cosa negli anni 90 o 2000. Forse è a Nelly. Mi ricordo, qual no. Qualcuno di questo livello, da molliamo tanti, Pazzo, vabbè, questo che io vi <ride> <dire. ride> è solo brutto. <ride> Fatta l'erezza, <ride> questo al centro è un pettirosso. Lui è partito facendo un pettirosso <ride> e poi gli è uscito. Brendan Fraser in The Whale, <ride> <ride> no spoiler, non l'ho ancora visto. Voglio vedere. Non ce ne... lo stavo guardando poco fa, sono arrivato a metà. Sì, era Anelli, vedi quello che ho rotto. Cioè, a quarto chiedono esprimere. quanto te ne tolgo via di sopracciglia. Ma a quarto ultimamente stanno togliendo altre... stanno togliendo anche altre, altre <ride> parti del corpo, minchia. Vabbè, questa è cronaca locale, un tizio che ha... raccontaci, una... facciamo anche news questo non, fa, non, è, non è molto divertente un tizio che ha, ha sfondato la testa di un altro e poi gli ha anche a quanto pare tagliato il, il pirulo a mappa sì tenaglie e coltello ah, è successo però... qui dietro è qui dietro perché ricordiamo che Artù è uno dei confini più pericolosi del Messico cioè, ci wow, quelle zona boh. sì, eh, ti sorprende quarto. comunque il gattone. Ho visto che non stai facendo un cazzo. Se vuoi entrare, ti mandiamo il link così abbiamo una voce in più per queste bellissime cose. Dice, che poi sembriamo... La storia del pene. Che fu. Chissà qual è il passato remoto di pene. penai, <ride> penai penasti. Penai non è male. Lui ha penato sicuramente. Cioè, Cos'è che sta facendo lo Yakodon? Che cazzo è lo Yakodon? Ma tutte, tutte parole strane. Anche questo non deve essere visto visto in calabrese. O, o Yakodon deve essere in calabrese anche questo. Sarà un piatto tipico con l'andù. Chicken and egg rice bowl. Hm. interessante ho fame perché io guardo, stavo guardando The Whale e mi è venuta fame perché si stava ha di... avuto un effetto sbagliato stavo mangiando Dicono... il secchio di pollo fritto micchia. minchia buona. mi è fame dice il pollo che, che Penai sembrava un, sembra un posto vietnamita, tipo a oppure, oppure sembrava una parola greca eh sì, 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 gli okay, i penai <ride> un popolo. Di questo cosa ne pensi, Ale? Cosa, cosa, ti pare? Insomma, la Meloni. Sembra <ride> Beh, in effetti sembra la action figure della Meloni versione bambola assassina, no? <ride> versione <Bello>. come veramente. <ride> e questa è la Meloni senza Photoshop, non è un tatuaggio. Ora anche il, de sono il dettaglio delle vergogna. dita, non mi sto informando su niente perché sul presente, sul governo. Non... Sono... Sto facendo una specie di evasione interiore come facevano i tedeschi durante, la... durante il nazismo: no? si rinchiudevano in loro stessi e fingevano di vivere in un mondo. Sto facendo come consiglia a Duccio in Boris: ti sei chiuso a riccio? Esatto, chiuditi a riccio si chiama riccio per non soffrire ma non lo so se funziona infatti no, non funziona. Il, mondo, il mondo fuori rimane uguale però infatti io che sono una brutta persona adesso ti faccio vedere subito chi è il ministro dell'istruzione del merito sai no, che me l'hanno chiamato così ministro mm -hmm. dell'istruzione e del merito eh, questo, questo tipo alle ultime politiche era candidato nelle fila della lega diciamo e non è stato eletto per dire come arrivare secondo alla gara dei più coglioni del mondo? Non è stato eletto, però gli abbiamo dato il mistero dell'istruzione perché comunque c'era nel 2010, ha partecipato alla stesura della Gelmini, quindi c'è cioè comunque è un personaggio di un certo livello. Secondo eh. me molti vedono questa cosa come, come qualcosa di negativo, il fatto che sia paradossalmente... Ministro del merito, l'idea del merito è una puttana. Quindi, è giusto che, che sia gente così a rappresentarla. È una merda, è giusto, N non ci vedo niente di, ma di male. Sai qual era la, una delle cose più stridenti fatte da Bacconi che a me aveva fatto ridere moltissimo è quando aveva messo la Carfagna alle pari opportunità. <ride> era stato veramente. Che, che poi devo dire, in realtà aveva fatto un lavoro molto migliore di quanto si... Sì, poi si da pensasse. ministro si era super riscattata lei, ma lo ricordo. Sì, sì. Non che abbia fatto chissà quali riforme, ma non facciamo la passata. Beh, non è che beh. si possa fare chissà che cosa da quel ministero, però comunque non era, non no, è, non era no, terribile. Non era tra le peggiori, però di per sé la nomina a me faceva molto ridere, perché era lo stesso periodo che uscivano le intercettazioni in cui lei e la Gelminis scambiamo pari su come sugare meglio il cazzo a Berlusconi per era, renderlo era, un fatto, cosa. era un fatto sta cosa le, le intercettazioni c'erano non so se si trovano io non ancora. le ho mai sentite perché le hanno soltanto nominate però boh, io, io della stampa italiana mi fido il giusto cioè, eh, non, non esiste nemmeno nessuna prova del, della, della famosa culona inchiavabile non esiste nessuna prova materiale che quella frase sia stata pronunciata guarda ho trovato un video su youtube proviamo a vederlo sembra Ray 3 credo <ride> sono le intercettazioni delle telefonate di Nicole Mine... ah questa è Nicole Minetti però ok Nicole Minetti è un'altra un no, questione no aspetta aspetta non ho cercato Nicole Minetti però eh. ho cercato Germini o poi magari mi ricordo male io Qua c'è la cosa più bella di quel, di quel fantastico periodo L'inizio del, del declino di Berlusconi. È che, che Per dimostrare che, insomma, Berlusconi era una, una merda sessista, eccetera, cosa fera, eh, avevano iniziato praticamente tutti a. a, a Allegramente a dare della troia a, a tutte le ministre che, che facevano parte del suo esecutivo, perché d'altronde se lo diciamo sì, sì. noi non è, non è offensivo, non è sessismo. Ma mi ricordo una cosa nel podio anche che chiamo l'attuale Premier in un modo poco edificante. Non mi ricordo se era Mignotta, boh, che... vabbè, è il passato, adesso sono amici forse qua c'è qualcosa spettacoli sì. erotici erotici ma con nessuna fine sessuale con travestimenti assolutamente no magari qualche vestiti belli di spettacoli di La bambina, lei, messo... eccola qua cosa pensa del fatto che alcune ragazze ricevono ancora soldi da Berlusconi sono testimoni nel processo e continuano a prendere 2.200 2.500 euro al mese per la loro stessa ammissione è Guardi, opportuno eh, personalmente eh, insomma ho sempre fatto di scelte e non, non sta a <ride> me giudicare se è opportuno o meno Come no ex eh, ministro delle pari riguarda... opportunità un giudizio dovrei, suo è importante Ma dovrei giudicare allora tutte le libere scelte che avvengono nel nostro paese che donne giovani e meno giovani assumono nel nostro paese non posso Beh, Vobbo. non era questo qua era già di ma infatti fanno il cazzo che vogliono comunque al di là di questa cosa ti faccio vedere questo ministro fighissimo che abbiamo adesso grande carriera era un finiano poi si è riciclato prima nel PDL poi da un bel po' nell'altro ti faccio sentire ma pochi minuti eh. anzi poco più di un minuto è giusto farti ah, per farti un'idea per farti questa della responsabilità io mi sono chiesto è stato sospeso per un anno quel ragazzo giustissimo ma se ci si limita a sospendere un anno il rischio è che quel ragazzo vada poi uh, a fare altri fuori dalla scuola altri atti di teppismo o magari addirittura si dia allo spaccio o magari si Attento. dia alla criminalità certo Quel ragazzo deve essere seguito. Quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere. Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili, perché soltanto... Aspetta, scusate un attimo, ma vi richiamo anche l'attenzione su l'intervistatore su questo tipo che non <ride> ha ancora neanche battuto le ciglia da quando ha iniziato a parlare lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche e viva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Oh, Di... Ciao, me ne sussurro, sarò qua. Dove dice umiliazione il netto di quel tizio. Umiliazione no, quel ragazzo dici, deve guarda, fare lavori socialmente utili, come dice perché soltanto lavorando per l'attività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l'umiliazione che è un evviva l'umiliazione lo sto è... dicendo a un tizio che ha perso ogni, ogni barlume <ride> di umanità al suo fianco per avere il, il, la tessera dell'ordine dei giornalisti cioè Quindi... a parte che già è bellissimo che per lui fare lavori so socialmente utili sia è un'umiliazione è un'immagine che ci regala della società madonna se non mi fate influenzare la posizione politica la carfagna è una grandissima dimostrazione che siamo bravi a pensare subito che sì, se una sì. donna è bella sono, la sono è completamente d'accordo infatti io infatti quel periodo è veramente uno dei periodi più disgustosi della storia della sinistra italiana per quanto mi riguarda si è sì, vista davvero a faccia l'insulto gratuito sì assolutamente cioè, l'unica cosa che è diventata evidente è che Nessuna, nessuna bella donna ha uno spazio dentro il PD perché automaticamente diventa una troia e quindi, di, e quindi si, va, si va alla ricerca delle varie Bindi, Rosi Bindi, eh, come Schlein. si chiamava quella che si metteva... Anche Schlein, che sia proprio una bella donna. Ma al di là di Una persona normale, boh, non so se sia quello... Però... Il, il mio problema con la Schlein non è sicuramente l'aspetto... Più legato al fatto che secondo me è una persona di destra e quindi dovrebbe essere candidata in un partito di destra, come tutti quelli che sono stati segretari del PD sino adesso. Beh, Poi è, è... Mio, è un mio pensiero. Secondo me, da quando è nato il PD, non ha mai avuto un segretario di sinistra, manco di centrosinistra. Perché non è un partito di sinistra? ma neanche di centro-sinistra però magari è no. il caso iniziare a dirlo no? fare queste elezioni finte centrodestra contro centrodestra oppure noi che diciamo di essere di sinistra gasarci perché c'è il nuovo segretario, donna piazzi sì, sì. Allora, è vero sì, anche Casa Pound dice diciamo, tutte le cose sai, giuste tutte le cose di dice tutte le cose giuste, soltanto che eh, è a capo del PD <ride> È la solita cosa della, della ciliegia sopra una, una, una montagna di stronzi. È, è sempre una montagna di stronzi. Boh, a, a me non sembra l'anticristo, mi sembra... Anche a me sembra abbastanza organica e perfettamente in linea con quello che è stato. Mi sembra il segretario del PD. Adesso Cioè non è la prima di... volta che vediamo il segretario giovane. Te lo ricordi? Renzi ce lo vendevano così. Avevo la mia età quando è diventato... Eh... No, ma poi c'è stata questa trasformazione nel corso degli anni del PD, ha ah, imparato dalla Chiesa Cattolica, in un certo senso. Perché la, la Chiesa Cattolica, nel corso dell'astia, appena veniva fuori uno all'interno della Chiesa che la pensava un po' diversamente, ah, eretico, lo bruciava, poi hanno detto, aspetta, ma ci conviene tenerlo dentro. Creiamo altre cose, creiamo i benedettini, i francescani, pareri. Esatto, e... le varie correnti. Ti può occupare stesso, tutte le posizioni possibili in modo che quando, quando le cose girano male, puoi tirare fuori il prete, il prete di periferia che è veramente umile, vicino a Cristo e ai poveri. Poi c'è quando devi parlare con, con i salotti, devi, ti tiri fuori il, il ruini. Quando devi parlare con, con i fascisti tiri fuori il padre Pio. Esatto. <ride> e il PD sta facendo lo stesso, no? Queste grandi rivoluzioni che ci sono state in Italia mm. negli ultimi anni, i 5 Stelle e le Sardine. Oh, ma non lo capite che è una cosa nuova, cambieremo il mondo. Mi dà il PD. <ride> cioè, cioè, Non lo so, io. Ammetto che ho molta invidia per le persone che riescono ad avere ancora entusiasmo e a credere che il PD possa fare qualcosa di strano. Ma no, io non, non, non li invidio, sinceramente. Ci sono passato, basta. <ride> Fra l'altro da poco l'ex sindaco del mio paese mi ha mandato un messaggio <ride> <in cui ride> mi ha scritto questo. Allora, l'ex sindaco... Che avevo sostenuto anche la sua campagna elettorale, e aveva perso. Il cazzo sei? Ecco. Ciao Alessandro, ti devo, chiedere, ti devo chiedere una cortesia personale. Vieni a votare Pietro Comandini Bonacini. Usano domenica 26 febbraio, ex discoteca Canadian Pine via Roma, primaria del Partito Democratico Nazionale. Porta anche qualche amico. Cioè, venite sì, in critica venite già mangiati eh, cioè, poi ci dice ricordiamo le grandi rivoluzioni del PD nel mondo diritti, eh, infatti il grande partito riformatore della sinistra italiana adesso qui io abito a Carbonia eh, ci sono stati la scorsa legislatura i 5 stelle così okay. cambiamo, li proviamo sono nuovi e eh, hanno fatto disastri Adesso hanno eletto il PD perché c'era il candidato giovane, giovanissimo, ma non lo vedi che è giovane. <ride> è una merda anche adesso. Praticamente, senti questa roba che hanno fatto sul passo carrabile. Praticamente, hanno mandato la comunicazione ai cittadini che devono pagare il passo carrabile tutti, tutti quelli che hanno un cancello con una discesina del marciapiede davanti, anche se non hanno fatto richiesta del passo carrabile. Perché la nuova giunta intende passo carrabile ogni singola discesina che dà accesso a un'abitazione privata. Quindi, poi le hanno, oh, rifer... se... hanno mandate riferite al 2022, capito? Quindi, se non la paghi, sei già moroso. L'unica cosa, l'unico modo a quanto pare per non pagare questa nuova tassa Made in PD sarebbe per il 2023 chiedere al comune di ripristinare il marciapiede di fronte a casa tua a spese tue. Quindi praticamente ti fanno pagare per il 2022 un passo carrabile che non è chiesto, e per il 2023 ti fanno pagare il ripristino di un marciapiede che tu non hai in modo compromesso. Quindi ci fanno pagare due tasse e questi sono i giovani del PD, amici, che non rispondono alla cittadinanza e neanche alle opposizioni. Quindi auguri per eh, il nuovo segretario giovane, donna, eh, che ne ha più. Ne ha, più ne ha, eh. Sì, discesina no, costruita è essere... dal comune e non dal cittadino. Oltretutto... questo Il giovanilismo... Eh, non è... Cioè, è giovanilismo. Sì. Eh, boh, un 45enne che va in discoteca con i capelli ingelatinati. <ride> eh. Le leggo anche il gatto nero che me l'avevo perso. Comunque, mi pare evidente che Schlein come la Juve unisce tutti. Per quelli di destra è troppo populista, che poi già essere populista per quelli di destra è una bella impresa. Per quelli di centro-sinistra, C'è che va addirittura. Per cui sinistra è tipo Donald Trump. Oh, secondo me su questa cosa del, del, del populismo c'è un equivoco. Cioè, oggi non c'è un, un altro modo di esprimersi, il populismo Dizia. è l'unico modo di, di, di parlare. Non... Puoi dirmi che c'è un populismo di destra e uno di sinistra, ma non mi puoi dire che quelli sono populisti e gli altri no. È semplicemente il modo di, di esprimersi in questo. In questo momento storico. dice che ci si può sperimentare solo col populismo, se no, neanche ti seguono. Sì, sì. c'è cioè, chi ci riesce e chi no, tutto qui. Che, noi chiamiamo populisti quelli che ci riescono, gli altri ci provano e non ci riescono, ma non è che li renda meno eh, legati a un mondo di fantasia. Cioè. Comunque, gatto Gattonello, quando vuoi, l'ho chiesto anche prima, poi ti lamenti che parliamo quando non ci sei tu, quando vuoi <ride> discutere? Tanto io avevo già intenzione di chiederle a Ale, ah, anzi te lo anticipo adesso live, che magari facciamo una volta a settimana, se riesci una volta a settimana, se no quando puoi facciamo una rubrica proprio dove commentiamo quella notizia, o magari la commentiamo nel senso anche quando vengono fuori quelle cazzo di notizie che sono fatte volutamente per eh, sviare l'opinione pubblica da, da qualcosa di più importante, magari le, le selezioniamo e le facciamo vedere. Tipo cosa? Il pallone, il pallone cinese <ride> nei cieli americani? Il pallone cinese, <ride> oppure... Boh, ce ne, ne sono sempre, cazzate. La tipa che prende il treno per andare a lavoro... Che sai cosa è qua? I modelli, <ride> modelli di vita che ci propongono, no? La tipa che dà la tesi di laurea mentre partorisce il quindicesimo figlio a 12 anni ed è già CEO Microsoft. Ma in realtà <ride> queste cose sono <ride> involontariamente interessanti. Cioè, Perché di per sé sono delle minchiate, però sono interessanti. È interessante il fatto che vengano... Eh, a parte che vengano propagandate così, ma anche che accadano, cioè il fatto che una si senta in dovere di bruciare le tappe per finire prima all'università, perché? Cioè, esatto. Cosa... Vedi che ci siamo già capiti, vorrei fare una cosa del genere. Partiamo da una cosa e vediamo perché, per come, come è scritta, perché, minchia, ormai i quotidiani eh, le news nazionali sono scritte in un linguaggio che non è neanche più italiano. No, credo che siamo. Ormai credo che siamo tutti diventati dipendenti in un certo modo da adrenalina a basso dosaggio, c'è cioè quella piccola scarica di adrenalina che ti dà qualcosa che ti infastidisce quando leggi. No? E, e questa è una cosa che vedi lungo tutto l'arco parlamentare. Non la vedi, è per quello che dico che il populismo non è di destra. Anche quando cercano di farti incazzare con i servizi di boh, fanpage, è uguale. Il meccanismo è lo stesso. Cerca comunque di, di stimolarti l'adrenalina. La, la, il fatto è che se tu non senti adrenalina quando leggi qualcosa, molli ormai. <ride> eh sì, sì. È la pura verità. Comunque, il gatto c'è per parlare di qualunque cosa. È un tuttologo. <ride> non ciclo certo. Ci sta qua, qua mi viene subito in mente l'immagine tratta da, da come si chiama eh, Bojack Horseman con quel panel di, di uomini, uomini bianchi con i capelli bianchi che parlano di, di donne aspetta no ma non era Bojack, era la CNN quello. no 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 era, era no, so scherz sto scherzando però ah ho visto. ok ok Avevo visto una roba simile, non sulla CNN, su Rai 3. Su Rai, Rai 3 si parlava delle condizioni lavorative femminili ed erano tutti uomini. <ride> Ma, eh, tutti in realtà master. è sempre così. Se ci fai caso, una volta che ci fai caso, è sempre così. Sì, sì. Cioè abbiamo la finta rappresentanza anche a volte femminile. A me è successo nel corso degli anni in ambienti più o meno teatrali, di vedere una roba quando sono iniziati gli spettacoli, tutti, tutte donne, no? C'è stata questa ondata di donne per le donne, spettacolo di donne, eccetera, eccetera. e Io ho assistito in un teatro a uno che diceva a una di queste donne della compagnia che li avrebbero ehm, fiancato comunque alla conduzione un uomo. per... <ride> comunque <ride> capito diciamo. capito ok noi lo spettacolo vostro lo prendiamo però vi facciamo dare una mano da un uomo che non si sa mai come possa andare a finire mi ricordo di aver letto un vecchio <coughs> vabbè vecchio ma no, in realtà di qualche anno fa un libro sulla stand up che parlava di un periodo negli anni 70-80 quando girava intorno al locale come cazzo si chiamava come di boh, un locale famoso di Los Angeles comunque eh, in cui forse avevano, avevano... sempre stato il problema di poche donne nella, nella stand up eh, e quindi avevano proposto di fare le serate di sole donne che comunque è una cosa che mi ricorda molto il tavolo dei bambini alla cena di Natale. no? È come il PD: il PD ti fa, ti fa la, la versione giovani dei PD, in cui c'è qualche. Mandano i, i giovani magari a scannarsi tra di loro per cercare, per cercare di farsi notare, e poi mandano un vecchio lì a dire: Molto interessanti queste proposte, adesso le porto direttamente al cesso e tirò l'acqua sì. grazie giovani del pd cioè, sono fatte con il preciso scopo di non integrare nessuno queste sì, iniziative sì, a, mio, a mio avviso è come le cose atroci tipo le quote rosa cioè che poi le quote rosa le candidate scelte dagli uomini mettiamo qui lei qui lei cioè <ride> Una roba. io in linea di principio sono d'accordo <ride> col fatto che Comunque eh, i, i numeri sono veramente troppo squilibrati, non, non, non si può dire che sia una questione di merito, perché Beh, di, direi di no. È palese. Direi di che no. Siamo squilibrati. Il fatto è che in una popolazione abituata a vedere sempre uomini in, in posizioni di potere, se tu da, di punto in bianco metti le quote rosa, eh. Automaticamente diventa. Diventa. diventa eh, ehm, cioè, scontato per, per la popolazione. Che quelle sono, sono le, le oggettine, capito? Quelle che hanno messo lì sono chiaramente le oggettine. Quindi, no, diventa, poi... quindi le hanno messe lì soltanto perché. Ma secondo me il problema è anche un altro che si i posti di potere sono occupati solo da uomini da talmente tanto tempo. Se tu inserisci così la quota rosa ma mantieni un sistema di partito e di potere che è prettamente maschile, cioè non cambia niente. Quelle donne saranno scelte, gli uomini che stanno nelle posizioni di potere, solo se si comportano come l'uomo che è in posizione di potere ha deciso che si debbano comportare. Sì, penso, penso di sì, anche perché comunque do dove vai a formarti come leader se non da chi è stato leader prima e quindi si comporterai esattamente nello stesso modo. Beh sì, cioè se nel PD comandano ancora gli stessi vecchietti che c'erano prima che si formasse il PD... Oh. Non vedo come possono esserci delle novità. Siamo ancora a chiederci ogni due giorni cosa ne pensa D'Alema, <ride> cosa, cosa ne <ride> penserà, cioè, ma che cazzo se ne frega! Basta, no? Ma infatti, io quando ho visto questo entusiasmo per la giovane Schlanke, che è la mia età, quindi insomma, in nessun, nessun paese del mondo, a parte, a parte qualche paese europeo, uno della mia età è considerato il, il giovane, cioè. Sì sì, guarda adesso entra il gatto nero che lui è molto entusiasta, l'ha anche votata, così vediamo un po' cosa ci dice, perché abbiamo ecco iniziato una specie di discussione in, in chat l'altra volta e... e lui diceva è giovane, eccolo qua, lo faccio entrare subito, eccolo qua, no. Buongiorno. ciao Buongiorno, non solo votata ma mi sono addirittura tesserato al PD ragazzi Ah. Wow, questo è il momento più alto della mia carriera. Non questo sono mai... sì che è un coming out imbarazzante. Minchia, sì, sì anche se non mi piace il cazzo, però quello ormai l'ho già detto più volte. Quindi... Ma questo ma è, infatti, molto, è, molto è molto meno imbarazzante. È molto più banale. Ma infatti quello non è vergognoso. La, la cosa vergogno... Sono due le cose vergognose. Una è andare a rubare e farsi beccare. Eh, eh, l'altro è terserarsi al PD credendo a qualcosa che però a parte a parte le miti, a farsi beccare. è la Lega quindi esatto, <ride> anche Fratelli d'Italia adesso sono fatti beccare Andrè. più voti allora... no, comunque subito con una polemica no? cioè, il discorso è questo ci lamentiamo della, del fatto che il PD è vecchio, anziano, che c'è poco spazio alle donne, che le donne sono tutte, eh, non hanno partecipazione e tutto il resto, ma nel momento in cui arriva un candidato che almeno non ha 60 anni e che è una donna e che è bisessuale e che fa delle politiche dichiarate di eh, difesa del genere, comunque non ci va ancora bene. Ma... Non ci credo, non ci credo. Eh, non ci, ci era... credi. Il ci era... la piattaforma dalla quale fai queste battaglie, perché cioè, può, avere, può avere senso politicamente andare a, a, a fare queste battaglie dal, da, un, da uno dei partiti più grossi, cioè, vogliamo anche definire così il PD. <ride> Però allo stesso tempo non è cambiata niente della struttura del PD. Cioè dentro non ci sono... Non ci sono persone diverse che hanno abbracciato la... che hanno messo lì e lì Schlein. Cioè, la struttura è rimasta esattamente identica. La base è rimasta identica. Hanno cambiato la testa. Esatto. Però, in realtà, adesso dirà: io non. Io per moltissimo tempo non sono uno di quei fissati col PD, mi piace questi discorsi seri di politica su un canale dedicato alla comicità, non sono uno dei grandi elettori del PD, anzi paradossalmente io sono uno che per moltissimo tempo ha deciso di non votare. Quindi ho praticato quello che, viene, che io autodefinivo astensionismo ragionato, per cui mi hanno dato mazzate in testa in continuazione perché dicevano non serve un cazzo. Peraltro potenzialmente vero, nel senso che eh, per me eh, il, il, era il grande passaggio che tutte le volte vedevamo all'interno delle analisi politiche: il PD perde sempre più voti, l'astensionismo è sempre più alto. Fate due più due perché dovreste conoscere la vostra base più o meno di voto e capite che c'è qualcosa che non va e che ci deve essere qualche problema. Quindi non sono un mega fanatico del PD, quindi capisco anche il discorso di Luca, se io faccio penso allo storico del Partito Democratico, lo storico del Partito Democratico è terribile ma è terribile per nascita cioè un sì, partito fai, no, scusa Cla e... finisco? Vai, vai. scusa ho tirato dietro i capelli perché mi è venuto proprio finisco <ride> <ride> Che mette insieme la sinistra e uh, i cattolici per parlare di temi di diritti uh, non potrà mai fare niente no quindi questo discorso lo capisco bene nel momento però in cui c'è effettivamente un cambiamento sulla carta netto che porta a conseguenze come sappiamo potrebbe portare a conseguenze come sappiamo no un cambio di segretario un cambio della base politica, sono aumentati il numero di iscrizioni al Partito Democratico. Io stesso mi sono iscritto al Partito Democratico, per dire. Cioè, stiamo parlando comunque di un minimo di cambiamento rispetto al passato, quindi non possiamo fare una valutazione sull'Ashline partendo dal PD. Possiamo no, fare un posso aggiungere una cosa. Se vuoi. Cioè, quello che diceva Ale, che la struttura non cambia. io sono d'accordissimo su questa cosa, nel senso che Guardiamo da vent'anni a questa parte, no? Il centrodestra ci ha proposto tre novità. La prima era Berlusconi, la seconda era, eh, come cazzo si chiama, Matteo Salvini, e la terza è Giorgia Meloni. I loro governi da chi sono composti? Da loro tre, Brunetta, eh, minchia, sempre gli stessi. Gente la che vediamo da trent'anni. Il PD... Cosa ci ha proposto? Ci ha proposto mille novità, Renzi, Bersani, Franceschini, quando sono al governo, con chi governano, sempre con gli non stessi. So. C'è no, una, allora... una specie di, eh, cioè, il PD ha, un, ha una specie di body count per, tutti quelli, per tutte le novità che poi vengono regolarmente eh, cecchinate e fatte fuori, è Guarda, una cosa che abbiamo fare... già visto tutti. Basta pensare alla Serracchiani che in due interviste è diventata Rosibindi, due. Serracchiani, giovane di sinistra, rivoluzionaria, passionaria, che però par parlava dal palco, si è lenta, eh, all'inizio era descritta in questo modo. Non ah, da me, sicuramente, forse dal PD, ma... Cioè, no, no, Serracchiani... all'inizio, sì, vabbè, dai media sto parlando, no? E poi è diventata Rosibindi. Ma io questo discorso io lo capisco. Eh, quello su cui non sono d'accordo è innanzitutto non voglio usare la frase lasciatela lavorare perché non è questo il caso e fa sempre un po' ridere però eh, lei è un, un, come personaggio la Schlein è una che è volutamente uscita dal pd è rientrata nel pd apposta per portare un altro tipo di energie si è portata intorno un altro tipo di persone molto più giovani più donne legate a un altro tipo di politica che hanno espresso la loro voce sul PD ed effettivamente è la risposta a tutte le critiche che, che muoviamo il PD fino ad ora. Poi, se nei fatti non cambierà niente, potremmo... Fra un anno, ma anche prima voglio dire no? Eh, ma perché possiamo... ogni volta ci dobbiamo cascare a me è questo eh, no, che io questo che è questo che problema. dico da, da uomo vorrei... di sinistra io vorrei per una volta per una volta nella vista visto che in 40, più di 40 anni non l'ho mai visto vorrei che ci fosse un candidato di sinistra non uno Forse... che ci dobbiamo far andare bene uno no, che è uno che è candidato di sinistra però allora uno che non sia in logiche che presuppongono potentati che hanno 40 anni alle spalle e che sicuramente non distruggerà stando all'interno del PD. E uno che abbia intenzione di portare delle proposte di riforma e che se non vengono accolte rimane all'opposizione, non va al governo con Salvini. Cioè, Di capito? Non so... eh, cioè, è la, quello che hai descritto è tipo la, promessa, la premessa dei 5 Stelle, no? gente la... fuori. No, no, dalla, è... no, dalla no struttura... è, totalmente, è totalmente diversa perché infatti io non ho mai votato 5 Stelle e non ho mai avuto l'entusiasmo quando tutti dicevano non lo vedi che sono diversi. No, perché è un partito padronale dove si faceva quello che diceva Beppe Grillo. Non c'era visto... nessuno di democrazia diretta e niente di tutto questo. Non era questo. neanche Beppe Grillo peraltro, Beppe Grillo era la faccia di quell'altro Casaleggio, pazzo. sì, poi esatto. è morto Casaleggio è rimasto Grillo, però nel senso sì, no, sì, niente, sì, niente di tutto, tutto questo, vero. niente di tutto questo. Lo sappiamo quali sono le riforme che interessano al popolo della lo sappiamo. Sono i diritti civili, una riforma del lavoro seria, una riforma della scuola, lo sappiamo. Io non, che... no, io non riesco lei... a capire come facciamo a continuare ad andare appresso ai nuovi Nicky Vendola, Nicky Vendola cambierà tutto, e poi che fine ha fatto? Che <ride> ha letto il culo a tutti! È stato al governo con chiunque, con cani e porci, e ha passato l'ultimo anno di sua semi-notorietà a leccare il culo alla Chiesa per farsi battezzare il figlio, cioè, io non le voglio queste cose finte, capito? Io interessa. lo capisco, veramente lo capisco, col senno di poi, a parte a me, Renzi non piaceva, eh, non è mai piaciuto Bersani, io ho votato all'epoca delle primarie, forse le prime, non mi ricordo neanche, per Marino, per Ignazio Marino, poverino, cecchinato dal PD, ovvio, palesemente cecchinato dal PD, quindi veramente io capisco cosa stai dicendo, no? Il, secondo me l'errore logico che fai perché sei chiaramente un maschio etero, eh, e <ride> secondo me l'errore logico che c'è in questo discorso, adesso al di là delle battute, è, è che, eh, ok, la situazione è chiaramente questa. È successo veramente questo in questo momento, però, abbiamo un personaggio che. Eh, non piace all'establishment a buona parte, non a, non a tutto l'establishment del partito. A buona parte dell'establishment del partito non, non è piaciuto a buona parte della, della, della base che voleva de, della base all'interno del, dei circoli che volevano a tutti i costi i Bonaccini. Eh, non piace alla destra, e non, cioè, comunque, è soprattutto che all'interno del suo programma cita proprio le cose che dici tu come cose importanti e le cita in una maniera un pochettino diversa rispetto a come l'hanno fatta eh, Bersani o come l'ha fatta Enricoletta. io sto sembravo... aspettando ancora i dico addirittura eh... fatti dalla cattolica Rosi Bindi eppure Lo neanche dici... lei è riuscita nonostan... nonostante avesse già Rosi Bindi di per sé democristiana il favore di tutta di tutti i cattolici non l'ha fatto manco lei se lo lo fa una che sta sul cazzo alla gente del suo partito Ale c'è cioè il microfono spento il microfono è spentissimo Ale per questo non, non mi stavi dando ragione okay, no, sì. okay. <ride> no allora avevo due domande cioè allora posto che secondo me non non ha, non, ha molto, non ha molta importanza stabilire se il candidato ha, è in buona fede o meno. Certo. A, ass, assumiamo che sia in, in ottima fede. Non, non è importante, secondo me. Tu, tu hai detto... Buone. Cioè, è importante, senza dubbio, perché altrimenti non, non ha senso... Però mettiamo che sia in buona fede. Però tu hai detto che... che la sua forza è che non piace a, a buona parte dell'establishment dell del PD, non piace alla sinistra, non piace a molti, no, cioè non piace alla, alla destra, quindi non ha consenso. Quindi a è che è serve? No, e questo è l'errore. Lei parla uh, almeno dai dati e dal, dalla bolla di persone che gira intorno a me, a parte voi. <ride> no, al di là degli scherzi. Piace a tutto quel elettorato di sinistra o di centrosinistra più a sinistra, chiamiamolo così, tutti quelli che avrebbero votato il PD se il PD non fosse stato questo né carne né pesce che abbiamo visto in questo tempo, no? Quindi parla a tutti quelli che finora molti non sono andati a votare, molti non si riconoscevano nel partito democratico o comunque in un partito di centrosinistra, non trovavano una risposta a un partito di centrosinistra. Che Quanti questi io... erano sardine un paio d'anni fa? Mm. Allora, secondo me, eh, al di là di tutto mh, non so quanto ehm, quanto seguito avessero le sardine. Cioè, mediatico molto ma poi tutti questi movimenti sono chiaramente come i girotondini no? che fanno un po' ridere sono eh, tutti questi movimenti sono espressione di un malessere politico nei confronti del partito del partito più grande nell'area di centrosinistra che okay, dovrebbe però... che dovrebbe Scusa se ti interrompo, così facciamo un, un po' più botte e risposte tra di noi, se no, chi ci segue si appesantisce. Però nel senso, io non ci credo, e ce l'ho proprio con quelli che per anni mi hanno detto ma come fai a, capire che le a non capire che le sardine sono sparse? E invece non hanno portato nessuna novità, e a quanto pare la loro qualità era di essere giovani. Sì. E eh, vabbè. Poi abbiamo quelli che hanno la qualità di essere donna. Boh, io ho visto gente di sinistra che si proclama di sinistra felice per la Meloni perché comunque è donna. Ma che cazzo vuol dire che comunque è donna? Poi ci sono stati quelli gasati da Nicky Vendola perché è gay, un altro valore apportato alla discussione politica. Poi fatto sta che queste persone che vengono inquadrate in quanto donne, in quanto giovani, in quanto non sessuali, non hanno mai fatto niente per i giovani. Per le donne e per gli omosessuali, cioè è sempre andata così, capito? Io sono contento del tuo entusiasmo e un po' lo invidio, no? Perché mettersi in una condizione d'animo in cui uno ha aspettative positive dopo milioni di anni è bellissimo. Io semplicemente non ci credo. cioè Sono ah. qui a aspettare che tra due settimane la corrente di Dalema la faccia fuori, capito? Cioè. Eh, ma infatti, a parte questa, questa cosa delle correnti, tra l'altro, eh, il fatto è che tutti questi movimenti di protesta non sono mai riusciti a condensarsi in una, cor in una corrente del PD. Ne entra uno, è quella la forza del PD, fa entrare il capo branco, eh, boh. integrano adesso, lui. No, e adesso cos'è successo invece? Hanno che rifatto il consiglio di amministrazione. Corrente. Cioè, se cioè, io veramente, Luca, io capisco il tuo discorso. Mi sento sempre, mi mancano gli occhiali quelli spessi, neri, e mi, mi trasformo in Giampiero Mughini. Parlo anche della Juve, se volete non ne so un cazzo di calcio. Neanche no, <ride> no, quindi vai tranquillo, puoi dire quello che vuoi. Eh, Smartasov, lui è un bravissimo difensore. <ride> eh, <ride> eh, basta, basta crederci e urlare a un certo punto. No, Luca, io capisco... <ride> Veramente capisco il tuo discorso, capisco anche questa forma di nichilismo politico va benissimo. Cioè, la, la fiducia, parlando al di là della politica, ma in generale, è velocissima, è facilissimo perdere la fiducia, perdere la fiducia di qualcuno ed è difficilissimo riguadagnarla. Quindi nessuno si aspetta che da un momento all'altro e sarebbe anche stupido gridare gli entusiasmi. Cioè. Mi, mi, mi fa un po' non dico sorridere, no, però mi fa pensare in maniera allegra, divertita, no? che quello che sto dicendo, sembri un, una forma di entusiasmo, cioè, io sono tanto uh, dubito, dubitante quanto lo sei tu, da un certo punto di vista, nel senso che domani, cioè lei sta già facendo conversazioni con uh, i 5 Stelle e con Conte. Mi piace, non mi piace, di per sé non mi piace granché. È il suo lavoro. Però giusta, ma... esatto, è il suo lavoro, giusto? Penso che sia la cosa giusta. Ma esatto, la politica. È... Esatto, la politica è questa cosa. Eh, potrebbero cecchinarla domani, dalle Miani, Potrebbero fare lo stesso scherzo che hanno fatto Ignazio Marino. Già ci stanno provando eh, all'interno della sinistra, eh? Eh, donne, uomini, vecchi e contropolitici già stanno provando a fare, farla passare come questa grande figlia di George Soros che fa sempre un po' a ridere, mega riccona, ultra ricca soltanto perché è nata in Svizzera. Che fa sempre, cioè, sono queste dinamiche che fa, cioè, non è che mi danno molta fiducia nel mondo, detta la fiducia, tolta tolto questo momento di sfiducia, però, ci sono degli elementi oggettivi che sono un po' diversi rispetto alle altre candidature e quindi boh, stiamo a vedere io mi, mi metto un pochettino più a sinistra più nello spazio dell'ottimismo leggero e mi prodigo perché dico boh se deve funzionare facciamo in modo che funzioni bene se non funziona sti cazzi, almeno ci si è provato allora il fatto è che io non considero il pd il mio partito quindi poco me ne frega che abbiano cambiato eh, il, il, cioè, il, il, il portinaio del, del palazzo non, frega un cazzo eh, può essere una cosa positiva non, lo, non, non dico che non sia assolutamente possibile in nessuno dei in, nessuna, in nessuno dei, dei multiversi magari è possibile che faccia qualcosa di positivo Vedremo. Eh, vediamo vediamo cioè, Magari. Io non ho, assolutamente niente contro, contro di lei. Assolutamente, anzi, mi, come l'ho sentita parlare mi è anche, anche piaciuta. però è, è che ho questi, Tu hai parlato di nichilismo. Io non, io non ho un'idea nichilista. Io ho proprio un'idea da orrore cosmico alla Lovecraftiana. No? Perché ho visto mille volte questi personaggi appassionatissimi entrare in politica e poi venire trasformati. È come se. Hey, yeah. È come se eh, si trovassero al cospetto dei grandi antichi. E hanno pensato, ma quindi l'universo non è fatto così, N non è fatto come pensavo io. C'è veramente l'orrore qua dentro. E quindi non possono altro che conformarsi a, questa, a, a quel modo di fare Mastro. le cose che, che hanno sempre osteggiato perché non c'è nient'altro da fare. Le cose si possono fare male. soltanto così. Capisco. Quello la che posizione. manca, non è... Aspetta, aspetta un'altra cosa. Non è soltanto il fatto che abbiano cambiato un, uh, il, il capo, diciamo il, uh, il segretario del partito. Il problema non è cambiare il capo, il problema è che non abbiamo visto teste mozzate, capito? Non hanno segato via una parte del partito che non stava funzionando, hanno aggiunto una testa. Ma Però... purtroppo, purtroppo per fortuna. Non lo possono fare, ma non nel senso che forse pretendiamo di vedere, cioè anch'io vorrei no, vedere noi pretendiamo tipo... di vedere il sangue, le ghigliottine, vogliamo vedere sì, io, le teste rotolare, dire... e allora possiamo capire vedere... che c'è veramente della buona fede. Cioè, io, io, <ride> non voglio, io non sto aspettando qualcuno che cerchi di far di cecchinare lei. Io sto, sto aspettando che lei faccia fuori qualcuno. Voglio vederla andare in giro con la cintura, con una cintura di teschi, appesa alla. <ride> Al... <ride> Capito lo farà allora? Le posso credere se D'Alema, se, se fra due anni c'è una foto di D'Alema che vende le rustichelle all'autogrill di Tramazza? Io sono contento perché <ride> al momento, secondo me, sarà tutto. Mi si sta bruciando il brodo, probabilmente. Eh... Come fa a bruciare vado, il brodo? Vado a mettere dell'acqua. È vaporato. Intanto, Apollo che è d'accordo con te, Ale, perché dice che la passerella di questo tipo di personaggi è abbastanza popolata. Poi finiscono nell'oblio. Cioè è come dici Eccoli. tu. No, e... studi... oh, scusami, vai. no, no, vai, che, no, ho letto il commento di Pollock che dava ragione a Ale, diceva che ne abbiamo visto di questo tipo di personaggi, sempre diversi, sempre più diversi, sempre un po' diversi, e poi finiscono nell'oblio. è come se venissero poi fagocittati dal sistema politico italiano, no? Ma, eh, allora guarda... Vi eh... ricordate la rivoluzione di Vladimir Luxuria in Parlamento? Un <ride> È, ma ma è, è stata descritta come rivoluzione da chi? Non lo so, poi sembrava è è dovesse che... portare le istanze di tutto il mondo LGBT ai Q+. Più, ma le ha portate una parte, cioè il problema è che in Italia non c'è nessun interlocutore che, che sia in grado di recepire queste istanze, no? Eh cioè, perché... tutto... Però questo se... rientra nel discorso di Ale eh, Claudio, eh. questo no, rientra vabbè, nel discorso allora... di Ale. Non trovi sponda se all'interno del PD Grazie. vengono eletti 300, no, sono diminuiti, quindi fai 160 deputati. e Clayne può parlare solo con due di questi 160. Tutte le belle cose che sta dicendo. No, allora... rimangono lettera cosa... morta allora, qual è il discorso? il discorso è, se, se ci fermiamo a questo, allora non ne parliamo più no? Giustamente il, il discorso è gli Beh, interlocutori no no, il discorso è gli interlocutori eh, per quanto a me piaccia massimalismo, è una parola bruttissima che è sempre pericolosa, per quanto mi piaccia dobbiamo anche inserirci all'interno di un sistema politico e con questo rispondo anche ad Alessandro prima, no? cioè eh, non possiamo aspettarci che Elislein Schlein venga eletta e il giorno dopo dice con una katana decapita Bonaccini. Allo stesso tempo è stata molto chiara prima e al momento è rimasto così, quando le hanno proposto in maniera molto paternalista no, facciamo un ticket unico con Bonaccini segretario e la Schlein vice segretaria, la Schlein ha detto no e la Schlein non ha neanche proposto un ruolo di, di vice a Bonaccini, che è rimasto due giorni a rilasciare interviste dove diceva eh, «Aspetto che mi sta richiamando, mi richiami, io sono a disposizione, ci sto sempre, se volete, tanto c'ho giudo». Eh, e poi alla fine se n'è tornato in Emilia. Cioè il percorso, eh, non possiamo aspettarci che succeda da un momento all'altro, se vedo dei segnali che vanno nella direzione di un minimo di rinnovamento, minimo, eh? non ci aspettiamo cambiamenti totali della cosa, poi boh, sai come con la politica, appunto, bisogna combattere tutta una serie di, di temi diversi. E per rispondere alla questione della, del, 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 degli interlocutori, a parte che ci sono degli interlocutori, sono interlocutori che ogni volta cercano di fare una mezza cosa e vengono spalleggiati da una parte del, del partito e anche della classe politica, anche di destra paradossalmente, ma non trovano uh, spazio perché le teste, quelle che comandano, sono legate a un certo mondo e anche al mondo cattolico, cattolicheggiante. La Schlein non lo è. Quindi, boh, vediamo, secondo me cambiano gli interlocutori. Eh, potrebbero arrivare io lo spero perché altro che dico io aspetto il matrimonio egalitario da cento anni per potermi lamentare del fatto che il mio compagno non mi ha ancora fatto un flash mob per chiedermi di sposarlo voglio fare come tutte le donne voglio lamentarmi perché il mio compa compagno non ha, non ha organizzato un flash mob discreto in piazza Iene con gli elefanti le ballerine indiane il ah, super bowl una roba così per chiedermi di sposarlo io lo sto aspettando purtroppo al momento la sinistra mi ha deluso in ogni modo il la sinistra e il centrosinistra il centrosinistra perché ha proposto delle cose monche, la sinistra est estrema non è neanche la parola giusta ma la grande sinistra con la s maiuscola perché ogni volta che si propongono tematiche sui diritti si arriva a dire eh no però ragazzi queste cose sono distrazioni eh? Eh, comunque ci sono prima i diritti dei lavoratori se prima non c'è con la motion, se non c'è prima il lo stesso diritto del lavoratore nessuno è uguale quindi non serve parlare di queste cose potere a popolo rivoluzione ma cosa stiamo dicendo quando io parliamo sono... di sinistra a che partito ci riferiamo giusto per capirci perché io non, non ero da un po' punti di riferimento eh beh, sono stati obliterati perché hanno deciso di essere iper 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 massimalisti eh, e ne sono rimasti pochissimi gli ultimi rimasti erano sinistra italiana eh, come si chiamavano sinistra italiana eh? I, comunisti, si erano assoluti... i comunisti italiani di, di quello <ride> capite? parliamone, però eh, esatto, io cioè, anche, di qua però, stiamo parlando <ride> alle, alle ultime lezioni, però la classe, guarda che se parli con la gente per strada, e la gente che si definisce di sinistra, no, che è di sinistra, che si dichiara di sinistra, ha una visione della sinistra corretta dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, però poi sui diritti civili, mi sto infervorando, non va neanche bene, infatti fra un po' taglierò, eh, sui diritti, sugli altri diritti sembra li vedono sempre come fumo degli occhi, perché... Non devono essere affrontati, sono tutte derivazioni dei diritti degli, degli operai. Se gli operai prendono il potere all'improvviso, gli omosessuali non vengono menati, quando invece gli omosessuali vengono menati anche da gente di sinistra, perché non è una questione di ricchi e di poveri non so come Quegli dire op no? gli operai ormai sono 12 in tutta Italia qui <ride> è un'oligarchia se prevenite gli operai comunque volevo dirvi una cosa abbiamo quasi obliterato la chat parla soltanto Pollock ormai <ride> forse perché c'è solo lei non lo so esatto no, no. in no, no, più vedo altri online però è difficile intervenire sicuramente in più esatto in più um... Devo mettermi a cucinare il mio Yakodon che avete cercato su internet, spero per voi. La sì, sì, terza sì, volta che lo faccio. Scusa. Io cerco Inter subito per... intervenire. Parla, parla. Quindi volevo lasciarvi, diciamo, con un tema, riportando un tema più importante, no? cioè, con, con una riflessione: ma eh, gli uomini che fanno molta fatica ad, a portarsi a letto una ragazza alla fine. Gli dicono, mi hai fatto penare. No, non mi hai fatto penare. No. <ride> eh. <ride> Però se tu hai, mi penato, hai permesso di penare. No, se tu ce l'hai fatta, l'hai fatto penare. Capito? Ah, ok. Intanto hai rifatto a George che ci dice che lui conosce solo la dittatura comunista, giustamente abita in Russia. Esatto, non esistono gli omosessuali, e non esiste... Non hanno di questi problemi lì. Non esiste neanche la Carfagna. Non esiste oh, neanche no? la Carfagna, sicuramente. Comunque non te ne vai perché aspetti che chiudiamo, tanto sto chiudendo, eh, perché adesso mi aiutate mi a... Piace fare cosa che... Sei in trappola. Sei vai. in trappola. Ora, non te ne puoi andare perché adesso mi hai la pubblicità per la serata di mercoledì, così io dopo la condivido. Metto già un'inquadratura che posso tagliare, guarda che genio che sono. E... Ale, la vuoi fare anche tu la pubblicità? <ride> guarda che... <ride> che entusiasmo. Dovete solo dire che tipo di serata è, cosa, cosa aspettarsi da questa serata? Uno, aspetta, lo, io... lo rinizio così posso tagliare bene l'audio. No, aspetta. Mi stai veramente chiedendo, dove, dovevi dirmelo prima cosa dovevo dire. No, così aggetto, così poi lo monto. Allora, chi verrà mercoledì alla serata O oh Molto Peccato di Bay. Che tipo di serata si deve aspettare? Vai, prego. <ride> Beh, chi verrà alla serata del Biu Bay l'8 marzo si deve ricordare che lì troverà un'isola felice, priva... Di donne disperate, vestite male, ricoperte di polline di mimosa che vi rompono il cazzo perché non le aprite la portiera. Quindi salvatevi, salvatevi nell'unico posto dove si potrà parlare di chiavate senza preoccuparsi di dover veramente concludere. Beh, grazie, era bellissima. <ride> Ale, allora, io consiglio a tutti di venire perché è pieno di figa. Dice che funziona allora, così, se... non c'è bisogno di aggiungere altro. No, è una <ride> figa. Come si dice? Allora... Un clickbait per il live. Un live esatto, bait. beh, alla fine devi cercare di... Ricordate, l'intera allora. è sesso occasionale, quindi se occasionalmente fate sesso, come tutte le persone normali, tipo due volte all'anno potete venire siete le persone giuste venite anche più di due volte all'anno possibilmente sesso sporadico diciamo sesso sporadico lo faccio occasionale volta. in quella in quella nel senso di sporadico poi grazie, vabbè grazie. Molti, molti saranno Saranno, verranno con l'idea di mettersi dietro per non essere disturbati, perché hanno paura di intervenire. Dopodiché, secondo me, Molte. quasi tutti cercheranno di, di alzare la mano dal fondo, perché, perché si accorgeranno chiuderei... che si parla di qualcosa che loro conoscono. Chiuderei con la frase di Alessandro: molti verranno con la speranza di mettersi dietro. Va bene già così: di <ride> mettersi dietro, puntini puntini. <ride> Così. E poi alla fine azzeranno la mano, <ride> e poi alla fine ci dire. sarà la, la, la presentazione tipo, tipo Avon di tutti i dildi di Dragon, come che si chiamano Dragon Dildo, un'unica richiesta a casa. Lavatevi prima di venire bene perché Molto non, si sa, non si sa mai, pensateci parla di sesso occasionale, a... ovviamente verranno gli arrapati e a fine serata farò l'elicottero col cazzo promesso vedi Però... questa è già eh, la tagli e va su Instagram finita ce l'abbiamo dovresti... in... Luca dovresti cercare di, di avere lo sponsor di Bad Dragon te <ride> lo presenti sì. Quei i bellissimi molto... tinti a forma di mostri a di... me piace molto il tentacolo del polpo è molto bello è il famoso cavatappi no? il cazzo a oh. cavatappi e poi ci sono anche quelli che sborrano oh cazzo ma mi recensurano oh, oh. la sborra nel senso di sborra dai. no eh. è presente la, la, quella di, della clerici no? <ride> sì, la fare? borra Esatto. Era quello. ragazzi grazie devo... mille grazie mille per questa mattina insieme fatemi sapere se vi va di ripetere facciamo gli aggiornamenti ma al prossimo congresso del PD ci vediamo <ride> <ride> e facciamo gli aggiornamenti ah, sapere se, se ti va di fare una cosa anche settimanale sulla attualità come dicevamo prima notizie che ci incuriosiscono per qualche motivo Secondo me può interessare, secondo me si che. sta ribruciando il brodo, ciao ragazzi, alla prossima, ciao. ciao, ciao